Allora ragazzi, a grande richiesta, la prima puntata delle lezioni di sessualità della professoressa De Mari, Silvana De Mari. Ricordo, Silvana De Mari, chirurgo, medico, endoscopista e quant'altro, che ieri ci ha fatto una lezione. Una lezione magistrale. Assurda, diciamo la verità, una lezione assurda, ecco, secondo noi, però rispettabile a modo suo, no? Sull'omosessualità, il sesso anale, eccetera, eccetera. La situazione degli omosessuali, secondo lei, lei dice di amarli, è tragica per l'uso dell'ano. Dell'ano! Lei come considera la condizione dell'omosessuale? Una condizione tragica? Una condizione difficilissima. Drammatica. Non vi scandalizzate, ragazzi, questa qua è una chirurga, una professoressa, un'amica di Adinolfi, un'amica pure di Sgarbi, per cui dice queste cose in pubblico tranquillamente, cioè una signora, cioè non è che sta dicendo delle cose volgari, non mi rompete i coglioni con questa cosa qua. Lei dice la situazione degli omosessuali è tragica per l'uso dell'ano, mentre la vagina, così lo ha detto apertamente, tranquillamente, ed è lei che lo dice, non noi, certo l'abbiamo chiamata noi. La vagina è stata creata per essere penetrata. Sì. Allora, questa è la prima lezione, caro Parenzo. Io proverei a fare una seconda lezione, a fare un'altra telefonatina alla signora De Mari. Siccome la cosa è molto cliccata, molta gente. Ma come non risponderà? Sì, se è libera, no, risponde. Guarda, perché basta trattarla bene, non ti incazzare subito. Però. No, non mi arrabbio, però ricordi, mi fanno arrabbiare le sue tesi, perché è un medico, capito? Cioè, comunque, siccome sì, è un medico. Hai ragione, perché di fondo sono d'accordo con te. Però lasciamola parlare. Se chiamiamo, dai. Pronto? Professoressa De Mari? Sì? Buonasera, sono Cruciani, salve. Salve. Ieri è stata una lezione molto interessante. Molto, sì. Grazie, ma voi siete sempre a parlare con me, non avete nessun altro? No, beh, noi, lei ormai è un punto di riferimento. Guardi, ho ricevuto talmente tante di quelle telefonate, certo, ieri, per quello che ci ha detto lei, che sono rimasto veramente molto colpito. Cioè, non sono d'accordo su nulla, ma questo per lei permetterà, certo, no? Lei consentirà. Certo. Però sono rimasto colpito da questo racconto molto crudo che lei ha fatto di quelli che sono i danni del sesso anale. Non sono d'accordo, e molta gente mi ha detto che pratica questa cosa da tanti anni senza nessun tipo di problema. Però, però lei avrà le sue prove, come dire, no? Certamente, come qualsiasi cosa, non colpisce tutti. Ci sono persone che fumano per anni senza mai sviluppare un cancro del polmone. La nostra sensibilità è estremamente diversa. Però scusi, io non capisco perché lei associa quella pratica sessuale per forza alla questione omosessuale, cioè no, dei gay. Ma scusi, l'ha sentita la cosa che ci siamo fatti l'altra volta? Sì. Io sono assolutamente molto contraria anche tra un uomo e una donna. Ma perché lei è contraria al sesso anale tra uomo e donna? Scusi, c'è un sacco di gente che lo pratica. Ma per quale motivo? Religioso? Un motivo pratico? Perché tutte le volte che un pene entra dentro una carità di nuovo, sta roba, sì, e poi la trasmettete stasera, Gesù bambino, che palle! Cioè, tutte le volte, no? Scusate, ma voi due parlate sempre in due come Chip e Chop. No, ma scusi, no, Parenzo, stai zitto. Tutte le volte, come Batman e Robin. Tutte le volte? Entra nell'ano. Sì? Primo ci vuole lubrificante. Secondo si fanno delle lacerazioni più o meno micro, sì, e secondo si fanno delle lacerazioni sempre più o meno micro, più o meno macro, sì, sullo sfintere interno, sì, al punto tale che quando noi dobbiamo minacciare qualcuno, sì, gli diciamo: ehi tu, ti faccio un culo così. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un gesto di arbitrio, che è un gesto di violenza, che è un gesto di sottomissione. No, aspetta. Al punto tale che è un gesto che viene sempre fatto. A sottomissione. Nelle iniziazioni sataniche. Come? È un scusa. Punto fondamentale. No, scusa. Aspetta, no, questo è fondamentale. No, aspetta. Sì, signori. Ma perché è fondamentale questa cosa del satanismo? Iniziazioni sataniche. Perché la penetrazione anale, lei non ci crederà. No. Ma nell'ano non c'è nemmeno l'organo dell'orgasmo. Ma porca miseria, sono dimenticate di metterli. Pensi che tu Zellelloni. Quindi guardi che aspetta, apro una parentesi. Cosa apri parentesi? No, stai zitto un attimo, devi stare zitto un attimo perché bene, è interessantissimo. Va bene, c'è un sacco di gente che prova orgasmo col sesso anale, professoressa. Io dico sì. Ma l'orgasmo non è lì, è da un'altra parte. E soprattutto Il satanismo? Perché la cosa funzioni, deve essere un'inversione del senso del piacere e del dolore. Il satanismo, che purtroppo non sono due spessati, strafatti e ipertatuati che sgozzano capretti nei casolari, no, e purtroppo è ai piani alti, sì, ha delle precise cerimonie di iniziazione dove questa roba qui c'è sempre. Guardi, ne ha fatta una Angelina Jolie. Adesso lei va su YouTube e se la cerca. Ma non ho capito, non ho capito bene, non ho capito il collegamento. Cioè, la pratica di iniziazione del satanismo prevede il sesso anale?
Esatto, proprio perché è un sesto di arbitrio. Adesso mi perdoni, ma devo proprio scappare. No, però scusi. Piacere parlare con voi. Arrivederci. Aspetti un attimo, scusi, questo è interessante. No, ragazzi, ma questa seconda lezione della professoressa De Mari è arrivata a un punto fondamentale. Bisogna fare una terza assolutamente, Parezzo. Domani o dopodomani, non so quando sarà. La terza perché puntata, ci sono, tu dici? Ma vabbè, ci sono due tesi fondamentali. La prima, no, ma voglio due riprendere da questo. Satanismo e sesso anale. Cioè, lei dice che... Sì, no, questo è pazzesco. Ma dai, ma è una cosa incredibile. Questo posso dire che è una... Posso dire una frase un sì, po'... Sì, posso dire una cosa un po'... Sai che è una frase criminale questa? No, vabbè. Aspetta, prima... No, ma come... Vabbè. No, ma seconda cosa, ha detto che il satanismo non è di quattro sfessati, è nei piani alti. Il satanismo. E poi Angelina Jolie, che sarebbe stata iniziata al sesso, non so che. Cioè, ma di che sta parlando? Lorenzo, io ho provato il mio capo stamattina a dirgli alle 9:30 chiudiamo tutto, andiamo a casa, ma mi ha mandato a fanculo però. No, una marea di gente su web. Freccero, web, secondo me non lo dice web. Freccero. Ma no, Beatrice il Firenze, web, vai. Ma chi è il web? Sono le persone singole, no, il web. Beatrice Firenze, vai, Bea. Ciao Giuseppe, ciao. Ah, ciao, questa ciao. È la mitica Beatrice Ulmi, transessuale, fantastico. Ma mancava, è tanto tempo che non chiamava. Grande ascoltatrice la Zanzara. Sì, Bea, era un po' di mesi, dall'ultima volta qua di Nolfi. Non potevo non chiamare stasera dopo aver sentito per ben due sere quella meravigliosa dottoressa che non mi viene il nome. Aspetta, De Mari. Topolina. La dottoressa Topolina, non si chiamava Topolina. Parenzo, per favore, vuoi smettere di avere collegato il tuo iPad, il tuo telefono e allora, di agitarlo mentre stai qui in diretta? Allora, sì non o sono no? agitato, come puoi vedere dalla telecamera in oggetto. No, io non lo sto vedo. Non mi interessa, fa rumore. Io sto ci vedendo sono... delle notizie, visto ma che questo notizie? Qui, vai, il computer cagare, che è davanti a me, adesso lo fotografo e lo twitto, così vedete. Funziona, cosa c'ho davanti. Non funziona. Funziona per vedere il flusso di notizie, quello che succede. Ogni tanto ho bisogno di avere il computer voglio davanti. Voglio sapere da Beatrice che ne pensa. Basta, ma io vado via a questo punto. Che... Ma io me ne vado. Mi hai dato l'occasione per andare via. Vado via. Vai, una protesta. Parenzo, non andare via. No, va bene. Lei è una grande sostenitrice di Parenzo, Beatrice. Sì, molto sì, parenziana. Io sono parenziana. Vabbè, sono parenziana, non ci siamo mai incontrati. Vai, Bea, dimmi. Vabbè. Ma ci incontreremo. Allora, no, ascolta, praticamente. Ma perché ti fa schifo, Beatrice? Perché, no, perché è transessuale? Cioè, ti fa schifo. No, stai dicendo che ti fa schifo in pratica. Non mi fa assolutamente. No, però non la voglio incontrare. È una bravissima lotto persona, per bravissima i suoi ragazza. Diritti. Bravissima, bravissima persona, ragazza. Per i suoi diritti. Si è operata, mi sembra. Ma va bene, ma non mi interessa cosa fa. Può fare qualunque cosa per me. Non ho smesso il sesso anale. Ecco, no, cioè, anzi, meno male, anzi, diciamola tutta, viene data con Tokyo chiusa, dai. Diciamola tutta, dai, Bea. L'indice Nikkei, allora, altrimenti. Il discorso riduciamolo all'osso, il discorso. Riduciamolo all'osso. Io ho quasi 50 anni, sarà 40 anni che lo prendo nel lì dietro, insomma, okay, sì. Ci siamo capiti. Sì. Il discorso è questo. No, aspetta, che 40 dire... forse è troppo, scusami, se c'hai 50 anni forse 40 è troppo, amica mia. No, perché sai... No, però non andiamo su queste cose qua, non andiamo per su carità. Queste cose. Volevo dire solo un aspetto, sì, una cosa. Sì. Quando lei mi dice che è contro natura, dice una falsità per due motivi ben precisi. Uno, perché c'è l'orgasmo prostatico. Se il Dio su cui crede lei ha creato l'orgasmo prostatico, vuol dire che il sesso anale ha un senso anche per quanto riguarda il sesso e la penetrazione. Questa è buona. Perché sennò non avrebbe nemmeno inventato l'orgasmo. Questa è buona, Parenzo, però. Questa è buona analisi, una buona riflessione. Come tu ti ecciti. No, non mi eccito, però a me piace il dettaglio. In ogni piace il dettaglio, sì, ma non solo nel sesso. Nel racconto del sesso di quello che succede in Italia, nelle famiglie, nelle case. Mi piace sempre il dettaglio, è sempre importante il dettaglio. Ora, Beatrice, che è una transessuale, ormai si è tagliata il pisello non so da quanti anni, Bea, vabbè, mi ricordo. Ma questo chi se ne frega, però. Da 10 anni. Ma dice che lo prende in sede, lo prende da 40 anni, no, diciamo da 20 anni, da 25. Che cosa hai quelle ripercussioni drammatiche di cui parla la dottoressa De Mari? Assolutissimamente no, ma questo mai non lo puoi sapere, radari, però mai avuto... non lo puoi sapere. No, assolutissimamente. Come non lo posso magari sapere? Se vai a fare un'endoscopia o una cosa, scoprono delle cose terribili. Ma il sangue io non l'ho mai visto. Nel tuo di dietro, insomma. Non l'hai mai visto. No, mai avuto però problemi. Bisogna prendere per buona questa testimonianza, caro Parenzo, cioè di una persona che lo prende da tanti anni in quel posto e che non ha avuto le ripercussioni di cui parla la dottoressa. Pensate. E vabbè, ho capito, questa è una testimonianza diretta, diciamo. Poi comunque anche l'ano, volevo dire un'altra cosa tecnica. È fatta tecnica. Proprio...
si allarga proprio per Menino, questo, non è una cosa, questo lo sappiamo, grazie, per cui è proprio naturale, questo dettaglio, cosa, grazie. È proprio naturale. Sì, grazie, sì, ma perché, ma è una discussione che è stata innescata da un medico, anche abbastanza affermato in Italia, di Torino, eccetera. Un medico mi piacerebbe parlarci con questa dottoressa, perché le sue convinzioni poi alla fine al non si preoccupi, vedrà che Cruciani organizzerà un grande forum o focus per citare la trasmissione focus che ci precede. Anatomia, non esatto, focus economica. Focus, focus anatomia, parteciperò focus, molto volentieri, esatto, molto volentieri. Sì. Perché il problema è questo, sono tutto farò nasce dalla religione, esatto, poi alla fine queste sì, brava, che danno, nasce tutto brava da lì. Ciao, Bea, ciao. Ciao caro, ciao. Arrivederci signora. Se un gatto entra in un bagno e perce